Bene, buongiorno a tutti, grazie per essere venuti. Iniziamo con le domande. Prego, Antonello. Ciao entrambi, doveroso argomento, visto che siamo a metà gennaio, mercato, siete stati molto chiacchierati, visto che state facendo bene, per qualcuno si è parlato di qualche offerta, il Presidente ha detto che siete incedibili, per Mattia pare addirittura l'estate un destino già segnato, ma c'è una cosa volete dire al riguardo, se siete contenti di restare, se avete segnali di qualcosa in cantiere, insomma. Prego. Per quanto riguarda il mercato, io non so niente, se ne occupa il mio procuratore con la società. E adesso pensiamo solo al campo e a ogni partita cerchiamo di fare 3 punti. Nel mercato non so niente. Sì, quanto riguarda il mercato è in secondo piano adesso. La cosa importante è il campo e la partita di sabato che dobbiamo dare una scossa anche oltre che in casa, anche fuori casa. Infatti domenica avete dimostrato che le potenzialità la squadra ce le ha. Adesso si tratta di trovare continuità che non c'è mai stata e anche di fare questo passo in trasferta dove in effetti il rendimento finora è stato, diciamo, scarsetto. Cosa vi manca? Sì, Aspetta il momento forse giusto, in forse. trasferta non abbiamo mai vinto, abbiamo fatto solo 2 pareggi con Arzignano e Novara, se non Tre sbaglio. pareggi, Tre sì. pareggi. Cercheremo di dare qualcosa in più e, come ho già detto, di fare 3 punti. Dobbiamo cercare di fare un filotto per uscire da questa zona. Sì, la cosa più importante sono i 3 punti, che è poi alla fine la continuità che ci manca, perché poi le prestazioni nelle ultime partite ci sono state anche fuori casa, però quello che manca sono i 3 punti anche fuori casa e la possibilità di fare risultati positivi continui. Volevo chiedere dopo quell'ennesimo paio se il gol dopo è stata come una liberazione per te, visto che insomma sembrava un po' stregato e se adesso insomma di solito un attaccante quando si sblocca poi se speri insomma che sia stato il momento anche per te insomma decisivo per una svolta. Sì, lo spero perché la squadra ne ha bisogno, io ne ho bisogno comunque di questa fiducia, che poi l'attaccante è la cosa che cerca di più il gol, no? Quindi, però sono anche uno che aiuta la squadra, quindi speriamo di avere questa continuità anche sotto l'aspetto del gol, ma soprattutto delle vittorie collettive. Spesso non so, un atteggiamento tuo, ti dimostri quasi un po' stanco a un certo punto della partita, poi all'improvviso fai di nuovo. È una caratteristica tua oppure ricarichi le pile? Ma me l'hanno detto in molti, io non ho questa sensazione in mezzo al campo, poi mi riguardo i video, sì, ogni tanto sembra che sono stanco, ma non è forse un atteggiamento mio per ricaricarmi, quindi non so neanche che risposta dare, però sicuramente Non è un non problema fisico, sta, insomma, no, ecco, assolutamente, tranquillamente ce la fai fino alla fine, assolutamente, insomma. assolutamente. Mattia, quanto ti sei pentito di quel gesto di Piacenza che ti ha fatto stare più di un mese senza partite? Mi sono pentito, ma diciamo che non mi aspettavo una squalifica così lunga di 4 giornate, perché l'arbitro ha scritto sul referto che io ho dato una spinta, mi sembra, ma lui correva verso la panchina, io verso di lui e ci siamo scontrati. Poi sono una squalifica di 4 giornate e sono state lunghe. A Rientro si diceva, visto che dove potresti giocare, visto che il modulo non prevede esterni, diciamo, invece credo che seconda punta sia il tuo. Sì, ho seconda punta, ho punta, basta che nella zona offensiva mi trovo bene. Ciao, buongiorno. È un po' di partite che, vabbè, a parte qualche piccolo passo falso, si potrebbe dire che voi quasi sbugiardate la classifica ogni domenica, nel senso che se facciamo vedere le partite a qualcuno che magari la classifica non la conosce, quella con il Novara, il pareggio anche con la Ferrari qui in casa, quella di Pordenone per 80 minuti, nessuno fotograferebbe la testina come l'ultima classifica perché le prestazioni ci sono, però poi qualcosa evidentemente manca. Dal vostro punto di vista, cosa serve? Più concretezza, magari non so, per indirizzare subito quelle partite come con Arzignano, magari quel famoso palo andava dentro un'altra partita, più solidità come Lignano. Per 90 minuti, insomma, non so cosa manca ancora perché le prestazioni stanno sbugiardando la classifica, ma la classifica non si muove. Infatti, se guardiamo le ultime 5-6 partite, sembriamo una squadra che merita di stare ultima in classifica. Diciamo che siamo stati anche un po' sfortunati, abbiamo preso tanti pali e traverse, e l'ultima partita invece abbiamo preso un palo e la palla mi è tornata sui piedi. Magari questa è la svolta. Un po' di fortuna anche a noi.
Sì, come ha detto lui, secondo me è mancata molto la fortuna sotto questi aspetti e sicuramente qualcosa dobbiamo migliorare anche noi, perché se comunque la classifica è così, vuol dire che qualcosa sbagliamo anche noi o magari ci mettiamo non tutto quello che possiamo metterci e ed adesso ci deve essere la svolta per noi soprattutto, per la società e per i tifosi. Qualcuno ha avanzato l'ipotesi che a livello ovviamente inconscio da parte vostra, percepire che magari la piazza è più focalizzata su quello che succede fuori dal campo, no? Quasi si è dimenticata che tra i due ce l'avevano con la squadra che non performava, questo potrebbe aver leggerito psicologicamente un po' la vostra pressione, sempre vedendo una posta, no? Però a livello inconscio, non a caso, la partita forse più bella è arrivata proprio sabato. Può essere? Ma la piazza diciamo che sono sempre venuti in trasferta anche allo stadio, non hanno mai fatto proteste molto forti, quindi a noi ci hanno sempre sostenuto, non penso che sia questo il problema. Sì, anche perché comunque quando sono venuti le proteste ci sono state, ma secondo a parer mio sono anche tra virgolette giuste, nel senso che era un momento un po' così dove bisognava dare una scossa alla squadra e questo secondo me inconsciamente ci ha anche aiutato. Quindi secondo me la tifoseria fa quello che fa il tifoso, quindi è giusto contestare tra virgolette, però è anche giusto, secondo me, incitare la squadra nella maniera giusta. Ultima cosa per quanto mi riguarda, se riguardiamo sabato ci sono stati quattro elementi, oltre poi due più due terzini, che sono anche dei ruoli chiave, specialmente con Pavanello, dove i terzini spingono, tutti i più giovani che hanno fatto molto bene. Quanto sarà preziosa l'anima giovane affamata per una squadra che al momento ha tutto da perdere e forse potrebbe fare la differenza proprio invece che magari l'esperienza di chi potrebbe anche essere sazio, se vogliamo, la fame dei più giovani che si sta dimostrando forse l'elemento in più da qui in avanti potrebbe servire. No, ma la fame ce l'hanno anche i più grandi e ce lo dimostrano nello spogliatoio che sono loro i leader. Ma se la prestazione è arrivata dai più giovani, come dici tu, sarà un caso forse perché la squadra sta bene. Partendo dal più giovane al più anziano. Sì, non ci sono queste, diciamo, il giovane sta, diciamo, il vecchio sprona il giovane e il giovane sprona il vecchio, quindi non ci sono queste differenze sicuramente il giovane ha sempre voglia di rubare il posto al più vecchio, quindi dà sempre il massimo e questo aiuta la squadra a dare tutto quello che. Chiaramente non voleva essere a togliere meriti ai più vecchi, se mai No, no. si dovesse, ma a valorizzare l'impatto dei giovani che è sempre prezioso. Io ho solo una domanda, prego. 3-4 Brando Gulotta, volevo sapere, vi ha gratificato anche le parole del presidente che vi ha in qualche modo blindato nel mercato, cioè laddove in un momento societario un po' da definire per l'ingresso dei nuovi soci e un mercato che comunque c'è in questo momento, due pezzi, come sono stati definiti, pregiati, erano sul mercato, no? Secondo la stampa e l'opinione pubblica, il presidente vi ha blindato, immagino vi faccia anche piacere sentire la fiducia proprio dal primo tifoso della Triestina, grazie. Sì, fa piacere perché significa che siamo due elementi importanti su cui la società punta e sentire queste cose dal presidente e anche dal direttore della società fa molto piacere. Sì, anche per me è stato veramente gratificante, come hai detto tu, e sicuramente fa piacere, fa molto piacere, e per quanto riguarda poi il mercato, quello che accadrà, noi ce ne tiriamo fuori, nel senso pensiamo al campo e quello che dobbiamo dare in campo. Prego. E domenica per fortuna si è vinto perché è vittoria di Piacenza e Trento, altrimenti eravate molto distanti. Ma secondo voi è più preoccupante avere queste immediate squadre sopra un po' più lontane o rincuorare il fatto che poco più sopra c'è una quota salvezza addirittura che non è molto lontana, il fatto quella senza play-out, insomma? No, il mister ci ha detto di non guardare le altre squadre, ha detto pensiamo domenica o sabato alla squadra che verrà e pensiamo a fare 3 punti, non guardiamo Piacenza, Trento, quando incontriamo loro dobbiamo vincere anche contro di loro, perché se loro vincono si accorcerà qualcosa più sopra, quindi dobbiamo continuare a vincere.
dobbiamo cercare di non pensare alle squadre che sono sopra di noi e pensare a noi e a migliorare, perché poi alla fine, se tu guardi il tuo orticello, prima o poi i risultati vengono e tiriamo fuori qualcosa di bello. Bene, se non ci sono altre domande, concluderei ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.